Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV. Assalto al negozio di occhiali. Il ventenne resta in carcere e nel servizio di Chiara Sadotti il racconto appunto della vittima di questo furto, la titolare. Io stavo servendo una cliente e ho sentito frugare in questa zona qui un pochino più nascosta e quindi ho alzato le antenne perché non è la prima volta, questo signore era la terza volta che provava, anzi che ci rubava gli occhiali. È entrato in negozio ed ha portato via 6 occhiali, un furto messo a segno con una tecnica ben affinata. È successo in viale Michelangelo proprio davanti ai giardini del Porcinai. Ad inseguirlo di corsa senza mollarlo mai una commessa. Da viale Michelangelo ai bastioni sino all'anfiteatro, il ladro, sentendosi braccato, anche tentato di nascondersi dietro ad un cassonetto ed infine ha gettato la refurtiva. L'ho inseguito perché non ci ho visto più e quindi ormai conosco le dinamiche, quindi immaginavo di poter riuscire a trovarlo. È andata bene, non pensavo che riuscissimo poi nell'intento anche dell'arresto. La defurtiva è stata recuperata da un passante, sul posto anche la polizia municipale che come in una staffetta lo ha rincorso fino a via 25 aprile, dove il giovane, un ventenne aretino ma di origini sudamericane, è stato bloccato. Ho trovato la collaborazione di tutti i cittadini e quindi si è entrato dentro il cinema Eden, era alle strette e si è gettato dalle mura. Al momento dell'arresto ha reagito con una gomitata ad un agente, provocandogli la frattura di 3 costole. L'arresto è stato convalidato ed è scattata la custodia cautelare in carcere nella zona, spesso teatro di episodi di microcriminalità e degrado. In attesa dei lavori di riqualificazione, da circa un mese ha preso avvio un servizio di vigilanza privata. Io non so che cos'è che si può fare, però la situazione è veramente, veramente drammatica. Noi siamo esasperati, il mio gesto è stato proprio di esasperazione, chiaramente, perché la situazione sembrava leggermente migliorata, ma evidentemente no. Questi fatti accadono quotidianamente. Incidente stradale oggi in Valdarno, 3 le persone rimaste ferite, nessuna per fortuna in maniera grave. È successo a Montevarchi in via della Ginestra, un 33enne, un 49enne e un minore sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Valdarno della Gruccia in codice giallo. Verranno celebrati lunedì prossimo, il 10 di giugno alle 10.30, nella chiesa di Saione ad Arezzo i funerali di Domenico Dezzani, il 65enne che ha perso la vita intorno alla mezzanotte di giovedì 6 giugno in un incidente stradale lungo la E78 tra Monte San Savino e Arezzo 2. Le auto che erano rimaste coinvolte nello scontro, quella appunto del 65enne e quella di un 40enne ferito in maniera più lieve. Incendio questa mattina alle 11 nelle campagne di Sansepolcro, è andato a fuoco un annesso agricolo, i vigili del fuoco sono stati allertati da alcuni passanti. Raccolta la segnalazione, sul posto si sono portate una squadra del comando di Arezzo, partita alla volta della Valtiberina, e una del distaccamento volontari di Sansepolcro. Nell'arco di un'ora l'area interessata è stata messa in sicurezza. Adesso invece torniamo a parlare dell'omicidio, lo ricorderete, all'esterno di una discoteca in Valdarno perse la vita un 38enne. Adesso c'è la chiusura. Indagini. Era l'alba del 1 ottobre 2023 quando Joel Ramirez Seipo, 38enne di origini dominicane ma residente a Montevarchi, morì a seguito di una rissa accesa all'esterno di una discoteca in via Poggilupi a Terranuova Bracciolini. Fu ucciso con un narghilè che gli fu lanciato a distanza ravvicinata, provocandogli danni irreparabili alla gola. Gravissime infatti le ferite riportate, morì dissanguato. Adesso la procura di Arezzo ha chiuso le indagini sul caso. Omicidio volontario senza aggravanti e reato contestato al 33enne, anche lui domenicano, residente a Perugia, che fu arrestato poco dopo il delitto. Le indagini dei carabinieri partirono immediatamente, anche grazie alle telecamere di videosorveglianza della zona riuscirono a risalire al 33enne e chiudere il cerchio, ad incastrarlo, oltre ad un tatuaggio, un paio di scarpe rosse immortalate nelle immagini e poi ritrovate nella sua abitazione. L'imputato adesso potrebbe chiedere anche il rito abbreviato che in caso di condanna porterebbe allo sconto di pena. Apriamo adesso la pagina delle elezioni. Si sono aperte oggi alle 15 nell'Aretino le urne
per le elezioni europee e per le amministrative. Sono 26 i comuni che appunto vanno al voto in questi due giorni per le elezioni europee. Sono 12 liste, ogni lista contiene 15 nomi e quindi 180 candidati. 26, dicevamo, invece i comuni al voto per rinnovare sindaco e consiglio comunale. 56 le persone tra uomini e donne che hanno deciso di impegnarsi proprio per la carica di primo cittadino, 60 le liste. Nell'Aretino sono 4 i comuni che hanno un solo candidato e 2 quelli invece che superano i 15.000 abitanti e che quindi potrebbero andare al turno di ballottaggio. Le urne resteranno aperte fino alle 23 di sabato 8 giugno, poi riapriranno dalle 7 alle 23 di domenica 9 giugno. Lo spoglio inizierà poi lunedì 10 giugno alle 15. Adesso invece parliamo di sanità, un servizio davvero importante messo a disposizione da LILT e Caritas per le persone più fragili. Un progetto rivolto ai più fragili con il sostegno della diocesi, perché? Perché c'è bisogno, la Caritas deve essere dove c'è bisogno e in questo caso veramente si presentano in certe situazioni delle necessità, necessità concrete che hanno avuto una risposta e questo ci rallegra tutti. Si intitola LILT Arezzo per i fragili. Il progetto, ideato e realizzato in collaborazione con la Caritas diocesana e la LILT, Lega Italiana Lotta ai Tumori di Arezzo. Si tratta sostanzialmente di mettere a disposizione visite e prestazioni sanitarie. Alcuni medici professionisti, al momento 2 che hanno permesso l'avvio del progetto, si sono detti disponibili appunto a questo tipo di prestazioni per persone più fragili e in difficoltà. In maniera molto semplice cerchiamo di offrire prestazioni sanitarie attraverso la volontà di professionisti medici che desiderano mettersi al servizio della collettività, dei più fragili in questo senso, quindi è una cosa molto semplice. Allora, il servizio è settimanale, sono 3 giorni alla settimana in cui l'ambulatorio è aperto e vengono le persone ovviamente in base alle loro necessità e i nostri medici dicono loro che cosa fare, che cosa non fare, c'è anche un aiuto dal banco del farmaco, quindi possiamo dar loro quello che serve, ovviamente soltanto certi tipi di farmaci, comunque sia voglio precisare che tutto è controllato da medici volontari e quindi i dettagli e ovviamente anche la modalità sono gestiti da loro in un modo molto puntuale e vengono lì e appunto presentano le loro difficoltà, però in certi casi mancano delle prestazioni, ecco perché questa richiesta che ho fatto è stata subito accolta e abbiamo trovato il professionista disponibile per quello che riguarda appunto cominciando dalla odontoiatria e appunto hanno annunciato la dermatologia, quindi sono già contento che un'altra persona ha risposto a questo appello. E adesso invece apriamo uno spaccato dedicato agli studenti. Il primo, parliamo di privacy, di dati personali. Ieri all'interno del Privacy Day, che dopo tanti anni è tornato ad Arezzo, alla presenza delle massime autorità del Garante per i dati personali, ha appunto affrontato anche il delicato argomento della protezione dei dati rivolto anche ai minori, ai ragazzi, insomma per un uso consapevole del loro smartphone e poi si è parlato ovviamente anche di intelligenza artificiale. La figura del garante secondo lei oggi è percepita insomma come vorrebbe? Noi cerchiamo nell'ambito della nostra attività di renderci come dire, più conosciuti anche ai giovani attraverso le attività che svolgiamo di diffusione di una sorta di cultura della privacy intesa nel senso che ho detto precedentemente di controllo dei propri dati personali. Questo avviene incontrando i giovani nei vari teatri, nelle varie città in cui abbiamo operato con le università ma anche con i licei, le scuole superiori in modo tale da avvicinare i giovani stessi all'uso che hanno quotidianamente per tante ore del telefonino, dello smartphone e così via, in cui il loro click sia consapevole tenendo conto anche dei rischi che oggi il cyberbullismo, il revenge porn e così via determina al riguardo. E ricordiamo loro che essi già
dal 14° anno in poi possono rivolgersi direttamente al garante per ottenere quella tutela, quella protezione dei loro dati fondamentali che consapevolmente o inconsapevolmente hanno immesso nelle autostrade del web. Noi notiamo che gli adolescenti e soprattutto i minori di 6, 7, 8 anni prendono molto dall'utilizzo dei genitori dei dispositivi elettronici, assorbono un po' come delle spugne, e allora non è un caso vedere che un uso sbagliato o una poca comprensione della tecnologia da parte dei genitori si traduca immediatamente in uno stesso utilizzo da parte dei figli, e questo ci crea veramente un problema perché il canale educativo, il filo educativo viene a crollare tendenzialmente. Di formazione, e abbiamo sentito, puntando però più che altro sul fattore umano. Il fattore umano è diventato essenziale. Il regolamento sull'intelligenza artificiale prevede proprio in un passaggio che sia fatta alfabetizzazione sulla comprensione di che cosa sia l'intelligenza artificiale. Alfabetizzazione non è un bellissimo termine da utilizzare, però è molto chiaro secondo me. Secondo l'Unione Europea il 50% dei cittadini in Europa tra i 14 anni e i 70 non ha le competenze di base tecnologiche. Si spera che al 2030, che è la fine del cosiddetto decennio digitale, ci sia almeno l'80-85% di persone che abbiano delle competenze. Oggi avere le competenze è essenziale non solo per proteggersi dagli attacchi informatici o dagli incidenti, ma per comprendere le tecnologie che stiamo utilizzando. E quindi formazione, educazione civica digitale, comprensione di un uso responsabile delle tecnologie sono momenti fondamentali secondo me. Siamo ormai agli ultimi sgoccioli di questo anno scolastico, molte le scuole che hanno già chiuso perché ovviamente sono seggio elettorale, le altre chiuderanno il prossimo 10 di giugno. Per l'ITIS di Arezzo questo anno scolastico si è concluso davvero con una bella notizia, sentiamo. Dopo esserci ritrovati un paio di volte per appunto questo progetto, guardandomi attorno ho sia immaginato quale potesse essere un problema da risolvere, sia mi è apparso davanti questo attaccapanni che è da lì è partita l'idea. Si chiama IT, è un appendiabiti riscaldabile ed è il progetto vincitore del trofeo EI Toscana e di un premio di 1000 euro. Per non solo diciamo, riscaldare i propri abiti, ma entrare proprio nella vita delle persone, entrando proprio in una routine delle persone proprio privata in modo tale da riscaldare sia gli abiti che magari l'aria circostante. Ad aver progettato l'idea d'impresa, 5 studenti dell'ITIS Galileo Galilei di Arezzo. È un'idea interessante, accattivante, i ragazzi hanno colto molto bene lo spirito del progetto che è di imprenditoria a 360 gradi e hanno proposto un oggetto sostenibile che va a incontrare una fetta di mercato anche larga, è stato premiato anche per questo, che si appoggia sull'idea anche di materiali riciclabili, di basso impatto, e quindi l'idea è risultata vittoriosa tra tante idee a livello regionale. Si tratta di un appendiabiti dal design semplice, accattivante, lineare, compatto, dotato di luce, bocchetta, getto d'aria calda attivate tramite fotocellule. È a basso consumo energetico e dunque ridotto impatto ambientale. Cerchiamo di sprecare meno corrente possibile perché non vogliamo creare un prodotto che usi tanta energia perché dopo sarebbe non ecosostenibile, e anche i prodotti per creare questo appendiabiti saranno ovviamente ecosostenibili. Gli studenti dell'ITIS Galileo Galilei hanno sfidato altri 7 team di aspiranti imprenditori a suon di idee imprenditoriali innovative, concrete ed etiche. Abbiamo parlato con molte aziende del territorio che ci hanno consigliato anche come migliorare questa idea che ci era venuta. Un progetto che ha così permesso agli studenti di scoprire il mondo dell'imprenditoria e dell'etica del lavoro. E sul mondo del lavoro si investe molto, ci sono i progetti di stage, i PCTO. Sull'imprenditoria stiamo cominciando a muovere dei passi, questo sicuramente è un passo importante, grazie anche a Confindustria che ha promosso il progetto insieme agli altri partner. Noi abbiamo aderito e gli esiti si sono visti in positivo. Si sono conclusi lo scorso 6 di giugno e lo ha comunicato puntualmente il primo rettore Pierluigi Rossi i lavori che hanno riguardato la scalinata del Palazzo della Fraternita dei Laici in Piazza Grande. Dicevamo, lo ha comunicato proprio Pierluigi Rossi con un post sui social network. Sentiamo. 6 giugno 2024, ore 13. Stiamo posizionando l'ultimo scalino
È il primo rettore della Fraternità dei Laici, Pierluigi Rossi, a spiegare il termine dei lavori che hanno portato ad eliminare gli scalini in pietra arenaria nel Palazzo Aretino in Piazza Grande. La forza, la coerenza e la storicità, queste le caratteristiche racchiuse nel travertino bianco, e questo è il tipo di marmo che è stato scelto per i nuovi gradoni della scalinata che da Piazza Grande sale fino al Palazzo di Fraternità. Lo spazio è preparato, sono state depositate da me delle monete correnti, secondo l'antica tradizione di Fraternità in ogni opera andavano poste delle monete correnti, così ho fatto e adesso procediamo al posizionamento dell'ultimo scalino. La scala è terminata, viva Dio e grazie per averci aiutato in questa opera che rimarrà qua per secoli. La pietra arenaria, spiega sempre Rossi, che finora costituiva la scala, era fortemente deteriorata e anche pericolosa, così nella predisposizione del progetto, che vede compartecipare anche il Comune di Arezzo per la metà del costo, la soprintendenza ha espressamente comunicato che appunto il materiale non era recuperabile e tantomeno restaurabile. E a proposito di zone di interesse storico e archeologico nel nostro territorio, entro la fine del mese il parco dell'Anfiteatro Romano di Arezzo riaprirà. Lo ha annunciato Maria Gatto, la direttrice del Museo Archeologico Gaio Cilnio Mecenate, dalle colonne virtuali di Arezzo Notizie. Stiamo definendo, ha detto, i dettagli con la soprintendenza. Ci saranno alcune novità tra i vialetti in ghiaia e gli arredi per rendere la fruizione del luogo più piacevole, tra cui un allestimento di panche circolare attorno alla statua di Mecenate. Per l'accesso invece da via Crispi i tempi si annunciano più lunghi, occorre infatti ancora trovare altre risorse per sistemare le numerose piante da mettere in sicurezza nell'area appunto nord-est del giardino. Sono ancora in corso d'opera le statue che poi faranno parte proprio di questa installazione in memoria della scultura in ricordo dell'eccidio di Civitella e che saranno consegnate dagli artisti il prossimo 15 di giugno. Scalpelli e Mola alla mano stanno realizzando opere d'arte allo Stadio Comunale di Badia Alpino per il Simposio Internazionale di Scultura Monumentale in occasione dell'80° anniversario dell'eccidio nazifascista del 29 giugno 1944. Io faccio un portale, il portale rappresenta il passo di una realtà a un'altra. In questo caso il portale mio, per dove si passa, è una sagoma di una figura umana che rappresenta che questa persona che sente il dolore dello stragio che è successo tanti tempo fa, e sopra ci sono altre sagome e altre persone che rappresentano la comunità, cioè tutta la scultura rappresenta che questo dolore non c'è soltanto in una persona ma in tutta la comunità, è un dolore che si guarisce fra la comunità. A Civitella sono arrivati 10 artisti internazionali che stanno realizzando altrettante sculture, alle quali se ne aggiunge un'undicesima, quella del direttore artistico e rappresentanza dell'Italia. È un'opera fatta da due spirali che si incrociano e queste due spirali sono mosse dal vento, e nella parte poi in alto ci saranno dei volti a memoria del ricordo degli esseri umani caduti in questo eccidio, e tutto questo è come un DNA. Praticamente che si intreccia e che ci auguriamo che questo DNA cambi, perché l'umanità mi sembra ancora ci abbia molte cose da guarire. Le opere, 8 sculture in pietra e 3 in metallo di circa 3 metri di altezza sul tema della memoria, verranno installate nelle principali piazze delle frazioni del territorio comunale per ricordare le vittime dell'eccidio. Il comune ha fatto queste 11 opere proprio perché sono 11 i borghi del comune, e verranno distribuite, ognuna verrà messa in un borgo, in modo che tutta il comune di Civitella Valdichiana possa essere coperto in modo omogeneo. Il simposio si concluderà sabato 15 giugno. Nel periodo dell'evento i cittadini, ma anche gli studenti, potranno accedere allo stadio comunale per la lavorazione delle opere d'arte.
È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per l'ascolto e arrivederci.